benvenuti in questo nuovo vlogmas, o meglio, no, vlogmas. Io a febbraio che ancora parlo di vlogmas sto messa abbastanza malino. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video, o meglio in questa serie di tre video che usciranno nel corso della settimana. Stiamo andando ad Alessandria, anche se siamo partiti per andare, come vi accennavo durante i vlogmas, forse è per questo che mi sono sbagliata, al concerto di Michael Bublé, che sarà al Forum di Assago domani, ovvero domenica 5. Stiamo facendo una strada un po' inusuale. Invece che seguire la classica autostrada, Christian ha trovato questa che faceva risparmiare quanto di casello? 30 euro? Eh 20 sì, euro? 25. Vi farò un video, penso, su tutte le spese del viaggio, perché vorrei introdurvi come nuovo format le nostre spese, perché trovo siano dei video molto interessanti. Quindi mi sto puntando tutto sulle note del cellulare, così poi potrò farvi il video che ho in mente. Devo dire che questa scelta di una strada alternativa non mi sta dispiacendo, perché la trovo molto meno monotona rispetto all'autostrada. Ci sono vari paesaggi, stiamo facendo birdwatching, è stupendo veramente. Qui abbiamo la piccola Udina, che oggi non mi posso lamentare, sta calma, ha capito, si mette poggiata sul braccio, adesso sì, è un attimo spiritatella, però per la maggior parte del tempo è stata poggiata tranquillamente. Qui invece abbiamo Tittatina, guardate come dorme Beatina. Ecco appunto. Vabbè, niente, dossi a parte, Tiffany si rilassa proprio, guardate col braccino com'è messa, è il nostro angelo davvero. Ma anche Audrey oggi è bravissima, vero amore? Sei bravissima, mamma lo riconosce. Continuiamo il viaggio, mancano 4 ore e 57 all'arrivo. Anzi no, scherzo, abbiamo impostato come punto d'arrivo Alessandria, ma in realtà ci fermiamo all'outlet di Serravalle per mangiare con Marta e Fabio. Non vedo l'ora, perché già ci hanno mandato il menù di un asiatico. Vabbè sì, effettivamente stiamo andando su ad Alessandria e mangiamo l'asiatico, però ci potete perdonare perché stasera vi portiamo in un ristorante che dalle foto mi ha fatto venire l'acquolina in bocca, quindi suppongo che ne vedremo delle belle. Secondo voi perché c'è Tiffany così e Audrey così? Perché è arrivata la pappa, però stavolta per noi. Loro mangeranno una volta arrivati a casa, perché non riuscivamo ad ammollare i croccantini, altrimenti Tittatina non riesce a mangiarli, quindi dovranno aspettare ancora un po'. Siamo da Wagamama al MacArthur di Serravalle. Questi sono ravioli all'anatra, mai mangiati, sono troppo curiosa. Bao con anatra sfilacciata, per finire ramen, ha un aspetto stupendo. Pranzo finito, siamo tornati adesso dall'outlet. Appena entrati in casa, vi volevo fare un veloce home tour, perché abbiamo già sbirciato in giro e per quello che abbiamo pagato direi che siamo più che soddisfatti. Questo è l'ingresso. La cosa che più ci ha colpito è la serratura smart, davvero molto utile, ci ha consentito di fare il check-in in totale autonomia, molto molto bene. Entrati, quindi guardando il muro, andiamo a destra e troviamo intanto questo appendiabiti molto utile, con nella prima porta la camera da letto. Direi super spaziosa, anche troppo grande per le nostre esigenze. Letto matrimoniale, due sedie, la cuccetta delle piccole, un armadio che non si chiude perché all'interno ci sono un letto aggiuntivo e varie coperte. Audrey, vieni qui, dove sei? Vieni qui, forza, fuori, brava. Le piccole ancora devono mangiare e sono le, andiamo a vedere, 4,50, direi ops, hanno mangiato solo un po' di arrosto di tacchino. Due comodini e il nostro zainetto. Passiamo al bagno, lavandino, vasca, e visto che sapevo che c'era la vasca ho portato i sali di Epson di Vera Lab, così posso farmi finalmente un bagno con i sali di Epson. Bidet e water, tutte le tapparelle sono abbassate, potevano lasciarle alzate giusto per dare un po' più di luminosità. Usciti dal bagno troviamo il salone, composto da un divano che sembra super comodo, una TV bella grande, tavolo dove mangiare, un mobile che si può utilizzare come scrivania, e poi fuori
Abbiamo un tavolino, però il balconcino è davvero molto piccolo ed oltretutto non ha le protezioni sulle ringhiere, quindi eviterei di aprire questa finestra perché Audrey, si sa, è un po' matussina. Molto carino che c'è una cuccia già in dotazione nell'appartamento, come vedete Tiffany è super interessata. E lì abbiamo un altro mobile. Non avevo notato questo ventaglio gigante, molto bello devo dire, apprezzo. Andiamo nell'ultima stanza, ovvero la cucina, che ha questo. Questa la chiamerei penisola, veramente bella, con questi sgabelli super imbottiti. Anche questi per fare colazione mi danno proprio l'idea di comodità e benessere, come iniziare bene la giornata. Qui abbiamo una finestra, gentilmente Christian ci ha aperto la tapparella così abbiamo un po' di luce, e questa è la cucina. Abbiamo l'induzione che noi non siamo soliti usare, però a quanto pare Christian è riuscito a scaldare l'acqua per le piccole, quindi aspettiamo che si facciano i croccantini così anche loro possono mangiare. L'altra ciotolina l'abbiamo dimenticata giù, perciò abbiamo utilizzato un piatto. Troviamo anche una macchinetta del caffè che probabilmente non useremo perché conoscete le mie paturnie, non lo so, non mi fido. Per 165 euro direi fantastica, ovviamente 165 euro per due notti. Domani abbiamo il concerto di Michael Bublé, quindi mi raccomando, se non siete iscritti al canale iscrivetevi per non perdervi i prossimi video che usciranno, tra cui il concerto di Michael. È la prima volta che lo vedo in live e non so come potrò reagire, prevedo già di piangere tutte le lacrime che ho dentro. Noi adesso andiamo a testare il divano e magari cerchiamo di recuperare MasterChef, anche se penso che principalmente dormiremo, anche perché ci siamo dati appuntamento con Marta alle 7:15, quindi poi dovrò ritoccare i boccoli che oggi ho rovinato perché sono andata a mettere l'olio sulle punte, quindi vabbè, niente, le ho appesantite e i boccoli sono spariti, perciò meno male che ho deciso di portare il Dyson, quindi spero di riuscire a riposarmi un po' e poi di prepararmi per la serata che ci aspetta, programma aperitivo e cena, non vedo l'ora. Buongiorno, oggi è domenica 5, vi faccio queste clip per chiudere il vlog di ieri che alla fine ho abbandonato perché siamo stati a cena con Marta, Fabio e due loro amici, perciò ci siamo goduti la serata, siamo stati benissimo, abbiamo mangiato divinamente e prima ci siamo fatti un bel aperitivo, insomma dire che sono stata bene è poco. Come aperitivo io ho scelto una piña colada perché volevo rimanere leggera, non mi andava qualcosa di troppo alcolico, e Christian un mojito. Insieme ci hanno portato dei piattini con vari stuzzichini, tutto buonissimo, soprattutto un fagottino con dentro un ragù eccezionale e una sorta di grissino che quando lo andavi a mordere sapeva tantissimo di Alice, buonissimi. Poi ci siamo spostati al ristorante, ho preso il menù così facciamo prima. Christian ha preso la variazione di fassone piemontese presentata alle tre maniere, battuta con scaglie di parmigiano e tartufo nero, marinata a secco al sale grosso ed erbe aromatiche e vitello tonnato. Io invece ho preso gli agnolotti classici alla piemontese al sugo di stufato, che ve lo dico a fare. Per secondo ovviamente abbiamo più o meno spizzicato l'uno dall'altro. Io ho assaggiato tutte e tre le variazioni di fassone, mentre degli agnolotti classici alla piemontese ne ho mangiati metà e metà li ho lasciati a Christian, ma c'era un motivo perché ho scelto di mangiare un po' meno del solito e adesso ve lo dirò. Poi abbiamo preso le costolette di cervo al vino rosso con cavolo cappuccio all'aspretto di mele composta di frutti rossi. Qui proprio il mio cuore è rimasto lì, veramente buonissimo, il cervo si scioglieva in bocca, tutto godurioso davvero. Però perché Fabi avete mangiato relativamente poco? A parte che non era poco perché insomma stavamo scoppiando, dato anche il pranzo, l'aperitivo, insomma già eravamo abbastanza provati, per quanto voi pensate che noi possiamo mangiare costantemente nella giornata, in realtà poi noi a casa mangiamo poco, quindi ci saziamo anche molto velocemente. Ma come mi aveva fatto vedere Marta e vi avevo postato nelle storie su Instagram, hanno un carrello formaggi, anzi due carrelli formaggi, che appena li ho visti mi sono quasi commossa e quindi sapevo di dovermi tenere uno spazio
per quei formaggi. Infatti, così è stato, abbiamo preso l'assortimento di formaggi di Langhe e Valli Piemontesi, selezione Beppino Uccelli Valcasotto e la casera di Eros Verbania. Ce lo siamo divisi con Christian, tutto divino, veramente, era da tantissimo che non mangiavamo formaggi in grandi quantità e soprattutto facendo una degustazione, e sono stata contentissima. Poi siamo rientrati a casa all'incirca, verso mezzanotte e mezza, ci siamo addormentati guardando Masterchef. Infatti ancora dobbiamo guardare l'ultima puntata, la penultima non riusciamo a finirla. Anche ieri, prima di rincontrarci con Marta dopo pranzo, abbiamo provato a guardarlo, ma poi era tardi e quindi abbiamo dovuto bloccare la visione, che abbiamo poi ripreso una volta tornati a casa, ma anche lì ci siamo addormentati. Abbiamo dormito benissimo. Qui ho le piccoline con me che stanno aspettando Christian che torna, perché è andato a prendere la colazione in un bar da sogno. Devo chiedere a Christian, se non ha ancora fatto, se riesce a fare una ripresa della vetrina. Niente, è appena uscito, quindi non gli posso chiedere di fare la ripresa, magari me la farò fare da Marta domani. Adesso vi saluto, così inizio il vlog di questa giornata, di questa domenica speciale, in cui ovviamente rivedremo Marta e Fabio. Andiamo a fare una per il pranzo, non so bene dove, Marta mi ha scritto la zona, ma vi aggiorno poi nel vlog successivo. Ed in più stasera c'è il concerto, mamma, sono emozionatissima, e soprattutto inizieremo il vlog con Christian che torna, quindi faremo questa bella colazione di cui non vedo l'ora. Bene, per questo video è tutto, se vi è piaciuto mi raccomando lasciate like e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video che usciranno, perché vedrete Assago e nel vlog di rientro vedrete o Genova o Recco, non lo sappiamo, ma forse ci fermiamo anche in Toscana a fare un bel aperitivo, chi può dirlo. Quindi rimanete sintonizzati. Come sempre vi mando un bacione e noi ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao!